C'è del marcio in Danimarca, ma non soltanto in Danimarca, almeno a giudicare dal film d'esordio alla regia, almeno a livello di lungometraggi, di Lars von Trier, L'elemento del crimine. Un film che dipinge un'Inghilterra assolutamente distopica, un'Inghilterra che per certi versi si adatta e ricorda alla perfezione le distopie dipinte da altri celebri capisaldi della cinematografia contemporanea, da Blade Runner a Jubilee, ad altre gemme nascoste, per utilizzare un termine vagamente retorico ma sempre significativo, come Detective Stone, interpretato da un Rutger Hauer, ormai in fase calante. Un'Inghilterra assolutamente distopica, all'interno della quale le località, inspiegabilmente, hanno luoghi e nomi di origine germanica, tedesca, con suoni gutturali che mal si addicono alla lingua anglosassone. In questo contesto fosco, l'acqua. In tutte le sue l'acqua, in tutte le sue forme, un'acqua sempre sporca, un'acqua lurida oserei dire, un'acqua che non è assolutamente potabile, e infatti in tutto l'arco del film non si vede mai un personaggio bere acqua, lo si vede bere whisky, ma non lo si vede mai bere acqua. Eppure l'acqua è l'elemento dominante all'interno dell'elemento del crimine. La ripetizione è parzialmente in tutte le sue forme, anche voluta, perché la ripetizione è in qualche modo la marca di genere di questo film assolutamente straordinario, che è in qualche modo un film sofistico, un film che può essere definito facilmente tutto e il contrario di tutto, che contiene in sé i germi del noir e come tale è stato troppo spesso frettolosamente e sbrigativamente calcolato e catalogato in maniera univoca, ma che di fatto si presta ad essere interpretato come un film di una categoria completamente divergente rispetto al noir. Un film estremamente complicato, caratterizzato da una serie di soluzioni uniche, oserei dire, soluzioni che spaziano dal discorso cromatico, con un uso costante della notturna e del colore giallo, un colore giallo che domina incontrastato dall'inizio alla fine del film stesso, inframmezzato, o meglio squarciato soltanto, da una serie di inquadrature azzurre che illustrano da un lato gli spazi onirici e dall'altro lato le registrazioni, i filmati presenti all'interno del film, che rivestono una funzione che oserei definire di carattere diegetico, portano avanti la trama, ma nello stesso tempo la confondono, la annebbiano, la intorpidiscono. Ad esempio, in una sequenza viene citato proprio l'elemento del crimine, che oltre a essere il titolo del film, è anche il titolo di un testo di criminologia che predica la necessità da parte dell'investigatore di immedesimarsi completamente nella parte del carnefice, dell'assassino, perché soltanto in questo modo, soltanto entrando dentro l'investigatore potrà diventare nello stesso tempo anche l'investigato, potrà capire l'assassino, e in questo modo, capendo l'assassino ma di fatto capendo anche se stesso, potrà riuscire a prevederne, ad anticiparne le mosse, e in questo modo l'elemento del crimine diventa anche
l'elemento del fornisce nello stesso tempo una chiave fornisce nello stesso tempo una chiave di come deve interpretare di come deve ammesso che lo deve ammesso perché io vi assicuro ammesso avendo visto rivisto nuovamente questo straordinario uscito nell'intesa che oserei definire più che altro che oserei definire più di comprenderlo di comprenderlo fino in fondo. E dal momento che l'Ars von Trier è danese, a me sembra che l'interpretazione migliore di questo film sia data dalla più celebre frase pronunciata dal prince di Danimarca, Amleto, essere o non essere. Perché non è veramente chiaro che cosa sia e che cosa non sia all'interno del film. C'è una continua sovrapposizione tra realtà e immaginazione, tra immaginazione e finzione, che si manifesta ad esempio nelle inquadrature. Inquadrature per loro stessa natura strane e paradossali. Inquadrature persistenti, apparentemente, che continuano in realtà nell'inquadratura successiva, lapsus apparentemente casuale, in realtà voluto, perché creano un effetto veramente molto suggestivo, un effetto di straniamento brechtiano che convince lo spettatore del fatto che ciò cui sta assistendo non è la realtà, ma è un prodotto di finzione. Sì, sì è così, sì, è così, è così. Però, nello stesso tempo, una finzione subdola, che permea, dopo essersi all'interno di lui, lo spettatore che è sì consapevole, grazie a queste inquadrature in certi casi deliberatamente sbagliate, deliberatamente fittizie, di trovarsi di fronte ad un prodotto di finzione, ma che da questo prodotto di finzione risulta come inglobato, travolto, con un effetto veramente paradossale. Quindi, a questo punto, permettetemi di estrapolare la mia indole didattica da questo contesto finanche troppo poetico, per indicarvi punti cui dovrete porre particolare attenzione. Innanzitutto, le tonalità cromatiche. Vi ripeto, questo giallo ocra che domina costante e incessante dall'inizio alla fine del film, in un contesto perennemente notturno, di una nazione in disfacimento, una Europa, e il titolo non è assolutamente studiando l'Ars von Trier, distrutta. In secondo luogo, dovrete porre estremamente attenzione a notare gli errori, apparenti si intende, delle inquadrature, la loro persistenza nelle inquadrature successive. E infine dovrete cercare voi di risolvere il mistero che caratterizza il film e che ha fatto sì che venisse inizialmente, e ripeto ancora una volta, superficialmente, derubricato come noir. Ovvero dovrete capire chi è l'assassino, perché l'assassino potrebbe essere morto, potrebbe essere lo stesso investigatore, o potrebbe essere il maestro dell'investigatore stesso. Non lo so,
Se lo capirete, sarete più bravi di me, o forse anche dello stesso von Trier, perché io sono convinto che von Trier stesso, anche alla fine del film, un finale secondo il quale forse tutto potrebbe essere stato semplicemente un sogno, non lo sapesse, né l'abbia voluto trasmettere. E dopo questa introduzione, che non è un'introduzione, io mi limito semplicemente ad augurarvi, per citare le auree parole di colui che, amico mio, purtroppo non è, sebbene abbia il suo indirizzo di posta elettronica, Enrico, ma del quale gradirei moltissimo, amici miei, un giorno diventato. Buona visione, buon film. E nel caso riusciate a interpretare chi è l'assassino, allora vi ripeto, o forse non vi ripeto, in questa confusione esistenziale che caratterizza il film e che oramai ha pervaso anche a me, sarete stati più bravi del regista stesso. Buona visione. Buona visione. Enrico Ghezzi. Amici miei. Lapsus apparentemente in realtà voluto l'acqua in tutte le sue forme.